Ciao Wii U, bentornati sul canale. Io sono Clav e stasera vi parlo delle Redmi AirDots 3 che portano sulle spalle il peso della definizione Best Buy che entrambi i modelli precedenti hanno avuto, perché con 10-15 euro tutt'oggi ti porti a casa degli auricolari che dal punto di vista del sound sono sopra la media e che fanno abbastanza bene anche in chiamata. Bene, l'azienda ha alzato l'asticella. Saranno un Best Buy? Scopriamolo! Design resta fedele alla serie, ci sono sicuramente delle variazioni degne di nota, ma il concept rimane invariato. Le linee sono tondeggianti e discrete, i pesi di volumi sono ridotti al minimo e le finiture sono tanto semplici quanto efficaci. Il case è più grande rispetto al passato, cosa che si nota subito se si è già avuto esperienza con altri auricolari Redmi. A giustificare però l'incremento delle dimensioni è la grandezza della batteria, che questa volta è da ben 600 mAh, ovvero il doppio rispetto alle Redmi AirDots 2. Anche i materiali sono gli stessi del passato, il box è in plastica e così anche gli auricolari al suo interno. La costruzione però è davvero ottima, lo sportellino non balla per chi è amante dei dettagli, la chiusura magnetica è bella salda e anche se per qualche motivo decidessimo di metterci a fare così per strada, non perderemo le nostre Redmi AirDots 3. All'interno del case troviamo un inedito tastino per il pairing, proprio tra i due alloggiamenti per gli auricolari, mentre all'esterno abbiamo un LED di stato posto frontalmente e posteriormente la porta USB-C per la ricarica. All'apertura dello sportellino magnetico ci sarà direttamente il pairing, che è molto molto veloce, con tanto di finestra pop-up sui dispositivi compatibili, che dovrebbero essere gli Xiaomi con ROM cinese, anche se sui modelli che attualmente ho in prova e quindi Poco X3 Pro, Poco F3, Xiaomi Mi 11 Lite e Redmi Note 10 Pro, sono riuscito a vedere senza assolutamente fare nessuna modifica il pop-up e anche i livelli di ricarica degli auricolari. Anche il design resta praticamente invariato. Abbiamo ampie superfici touch lucide con discreto LED di stato. La vestibilità di questi ultimi resta ottima come nei precedenti modelli e anche durante l'attività sportiva è difficile perdere un auricolare. Anzi, in realtà io non ne ho mai perso uno. Sarà che non faccio tutta questa attività fisica, ma per le recensioni mi tocca fare anche quello, almeno per un po'. Un ulteriore incentivo a poterli utilizzare in questo ambito è la certificazione IPX4. Le vere novità sono però all'interno degli auricolari, dove troviamo per la prima volta una soluzione dual driver, uno dinamico ed uno ad armatura bilanciata. Inoltre troviamo un chip di Qualcomm, il 3040, con Bluetooth 5.2, aptX adattivo e supporto al codec AAC. Infine, la dotazione del singolo auricolare si conclude con un microfono posto in basso e il sensore di prossimità. La gestione dei comandi è affidata alle superfici touch di ogni auricolare. Come già ho detto nella recensione delle Mi Air 2 Pro, eccola qui, è molto molto scarna, perché possiamo solamente fare play o pausa, rispondere o riagganciare una chiamata e richiamare l'assistente vocale. Sempre come nel caso del Mi Air 2 Pro, la gestione di questi comandi sarà affidata all'app Xiaohai. E in attesa della versione globale, fate uno sforzo con me e doniamo la nostra energia a Xiaomi per tradurre l'applicazione. Parliamo adesso di audio e chiamate, e anche in questo caso abbiamo avuto diversi passi in avanti, grazie non solo ai dual driver ma anche al chip di Qualcomm e alla sua soppressione del rumore nativa. Lo spettro delle frequenze è ben riprodotto, non ci sono frequenze particolarmente manchevoli. La spazialità è buona, però non hanno né quei bassi ultra potenti che danno anche fastidio a volte, ma nemmeno alti super cristallini. Quindi si piazzano in una via di mezzo. In ogni caso riescono a rendere piacevole qualsiasi genere musicale. Forse avrei preferito un minimo di frequenze medio-alte in più, soprattutto per le voci femminili, ma su tutto il resto mi sono piaciute parecchio. Veramente, sono davvero divertenti da utilizzare su qualsiasi genere musicale. Per quanto riguarda invece le chiamate, ovviamente in ambienti silenziosi va benissimo, anche in macchina, se utilizzate gli auricolari in macchina, vi troverete bene. La nostra voce viene resa un poco meno corposa del solito e non è nemmeno così tanto robotica, quindi ottimo. Quando siamo in ambienti affollati, la soppressione dei rumori di Qualcomm fa un ottimo lavoro, soprattutto mentre noi parliamo, perché riesce a sopprimere e a mandare
indietro praticamente, dietro praticamente la nostra voce, tutti i rumori ambientali. Il risultato è che in ambienti affollati non è una telefonata perfetta nella quale non si sentono i rumori esterni, ma il risultato è una telefonata comprensibile. Quindi anche in ambienti più affollati io mi sono trovato bene, capivo tutto quello che mi dicevano e il mio interlocutore capiva tutto quello che io dicevo. E da un paio di auricolari, da 35 euro, minimo 30 da quello che ho visto, non si può desiderare di meglio. Anche sotto il punto di vista dell'autonomia mi sono trovato molto bene. Abbiamo un 3 ore mezza massimo fatto con ogni ricarica per un totale di 27-28 ore sulle 30 stimate da Redmi. C'è però da dire che io utilizzo praticamente sempre il volume al massimo e sempre l'aptX adattivo, quindi è da contestualizzare questo dato che vi do, perché poi dipenderà molto dall'utilizzo che ne farete e quindi se ascoltate più musica, chiamate, a quanto tenete il volume, se utilizzate l'aptX, la AC oppure i normali codec come l'SBC. In ogni caso sarà difficile veramente rimanere a secco. Ultima cosa che di certo non ci aspettavamo, ovviamente non c'è la ricarica wireless. Una cosa è certa, Redmi AirDots 3 sono tra i migliori auricolari TVS che potrete acquistare sulla fascia di prezzo tra i 30 e i 35 euro. Tra l'altro in basso vi lascio un paio di coupon che Banggood mi ha gentilmente offerto e tra l'altro sono loro che mi hanno mandato questo sample. Che dire, ci sono dei validi competitor come le Soundbeats Sonic, ma visto che molti vorranno acquistare queste perché sono fan Xiaomi e Redmi, vi posso assicurare che non vi pentirete assolutamente dell'acquisto, perché i passi in avanti sono stati davvero tanti e sostanziali. Se ve lo steste chiedendo, ne vale la pena fare il passaggio da Redmi AirDots 2 a Redmi AirDots 3? Secondo me assolutamente sì, perché avete un upgrade nelle chiamate, nell'audio, se avete uno Xiaomi poi c'è il pop-up, quindi tutto di guadagnato. Se volete più dettagli, volete sapere più cose un poco più precisine, vi lascio il link al gruppo Telegram, potete contattarmi lì quando volete, rispondo più o meno fino a mezzanotte, poi mi metto a fare questo. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like o un commento e se non vi è piaciuto fate lo stesso, fatemi sapere perché è importante anche questo. Io sono Claudio, qui da Napoli è tutto, ciao video.